Ciao a tutti, oggi volevo parlarvi di come è nata l'idea di affrontare il Sentiero Roma. Tutto è cominciato praticamente quando siamo andati in Val Codera per raggiungere il rifugio Brasca. E salendo verso il rifugio ci rendevamo sempre più conto di quanto fosse magnifico il posto in cui eravamo immersi, e più salivamo più le vette che vedevamo ci impressionavano per la loro bellezza. Durante la salita abbiamo conosciuto Giovanni, un signore di mezza età che conosceva bene quelle zone essendoci pure cresciuto, e lui ci ha parlato del Sentiero Roma per la prima volta, raccontandoci della bellezza del percorso, e ci ha detto che l'aveva percorso un paio di volte quando era più giovane, in forma, essendo comunque un trekking lungo e duro dal punto di vista fisico, poi non l'aveva più rifatto. Nei giorni successivi ho iniziato a cercare informazioni su internet riguardo al Sentiero Roma e mi sono imbattuto in alcuni siti che ne parlavano perfettamente, soprattutto il sito ufficiale del sentiero. Continuando a informarci, si è concretizzata in noi l'idea di poterlo fare a luglio, nella nostra prima settimana di ferie, e quando abbiamo deciso di farlo ho iniziato a studiare bene il percorso che volevamo fare. Il percorso intero parte dalla Val Codera e termina in Val Malenco ed è lungo più o meno 54 km. Può essere effettuato sia partendo dalla Val Codera che dalla Val Malenco, ma noi, visto che la Val Codera l'avevamo già vista, e così come la Valle dell'Oro fino al Rifugio Omio, abbiamo deciso di partire dalla Val Malenco e per poi arrivare al Rifugio Gianetti e scendere giù in Valmasino. Per fare questo saremmo dovuti andare in Valmasino con due macchine, lasciarne una parcheggiata e andare con l'altra in Valmalenco, così da poterla riprendere poi al rientro. Qua siamo in Valmasino, abbiamo appena lasciato la macchina nei parcheggi liberi, perché su avrei pagato 8 euro al giorno, se devo star via 4 giorni 32 euro dovevo pagare e non mandava, quindi niente, abbiamo lasciato qua la macchina e adesso andiamo a mangiare giù al paesino e dopo andiamo in Valmalenco. A dopo. Ci siamo fermati in questo ristorantino a bordo strada, fra un po' ci arriverà il mangiare. Abbiamo deciso di portare la tenda per essere un po' più autonomi e per la prima notte dormire non lontano dal rifugio Bosio Galli, essendo comunque una zona abbastanza pianeggiante riuscivamo a piazzarla più o meno facilmente. Il secondo giorno saremo partiti in direzione del rifugio Ponti e poi del bivacco Chima dove avremmo dormito. Il terzo giorno avremmo dormito al rifugio Molteni Valsecchi e il quarto giorno avremmo raggiunto poi il rifugio Gianetti, quindi Bagni di Masino, per poi rientrare e andare a prendere la macchina. Una volta deciso quindi il percorso, ho iniziato a fare una lista di tutto ciò che ci sarebbe potuto servire, a parte l'acqua, vestiario, scarpe, ciò che ci serviva per dormire, per prepararci da mangiare, il cibo, l'attrezzatura per le riprese, il pannello solare, il power bank, vari cavetti, l'attrezzatura come la piccozza e i ramponi, sì, perché quest'anno ha nevicato tantissimo, anche se siamo a luglio. Dopo svariate chiamate ai rifugi tutti mi hanno detto che avrei dovuto portarli perché ancora i passi in parte erano innevati in alcuni punti, comunque perfettamente percorribili con la piccozza e i ramponi. Quindi, poche parole, senza portare cose inutili, avevamo uno zaino di circa 17-18 kg a testa. Allora, abbiamo appena finito di mangiare, siamo in macchina e ci stiamo avviando per la Val Malenco. Siamo ancora in Valmasino, siamo un po' in ritardo rispetto al programma che ci eravamo fatto perché... Abbiamo trovato traffico. Sì, abbiamo trovato un po' di traffico e siamo fermati a mangiare qui alla fine. Meglio, perché ora che arriviamo lì almeno la pancia si svuota un po'. Cioè, si svuota un po', almeno siamo un po' più digeriti. E niente, dopo. Ci troviamo in Valmalenco, inizieremo ad affrontare il Sentiero Roma. Partiremo qui da... come si chiama il paese? Priolo. Priolo? No, aspetta. Torre Santa Lucia. Andiamo su al rifugio Bosio Galli. Come prima tappa. Abbiamo ben 17 kg, 18 kg di zaino a testa, perché abbiamo tutto, tenda, forse abbiamo un po' troppa roba, e i passi ci hanno detto che ci sono ancora dei nevai, quindi abbiamo dovuto portarci la picca, i ramponi, ho portato una corda, un pezzo di corda da 15 metri che non si sa mai, e niente, si parte, sarà dura, speriamo di farcela. 4 giorni sicuro.
In caso 5, però è da fare in 4 giorni. Vediamo. Sì, siamo carichi, dai. Carichissimi, con tutto siamo carichi. Carichi di peso. Di peso, di animo. No, vabbè, dai, sarà sì. Bellissimo. Va bene. A dopo. Ciao. Ecco la Vane che prova a tirare su il suo bel zainone. Vediamo come farà. Impossibile. Pesa più di lei. Dai, ma sei seria? Così non riesco a fare. Così mi tira giù. Iniziamo bene, ragazzi. Oh. È più grosso di lei. Dai. Oh mio Dio. Ce l'ha fatta. Ok. Vediamola da di lato. Guarda lì che roba, cazzo. Primo pezzo su questa strada sterrata. La Vane che si riposa, pure io. Vabbè, a parte la salita che iniziava subito a bomba, a palla, manco tempo di prendere un po' di respiro con quel mattone che avevamo dietro, quindi già una faticaccia. Il caldo assurdo, soprattutto il primo pezzo fino alla fine del bosco, cioè c'era una nafa fortissima. Per fortuna però era pieno di fontane, quindi ci siamo sciacquati, ci siamo rinfrescati un po' di volte. Abbiamo fatto 50 metri, siamo già distrutti, forse lo zaino pesa troppo. Com'è Vane? Faticoso. Sì? Fatica, eh? Si sente sto malloppo che c'hai lì? Un secondo solo. Sconvolta. Io ho preso l'ortica. La Vane sta pensando di mettersi lì dentro a riposare. Confortevole. Mezz'oretta e siamo partiti. Tutta così. Tutta scale. Se cado con sto zio. Non mi tiro più su. Ah no. E vai di acqua, ma ci rinfreschiamo un po'. Stiamo bevendo un po' d'acqua col filtrino, non si sa mai. Funziona, però è buona, si sente. Salendo siamo passati in una zona boschiva piena zeppa di zecche. A parte che è ripido, ci siamo trovati addosso io 3 zecche e la Vane 2. Mannaggia, pure qui le zecche, no. Però vabbè, ci siamo messi il repellente. Speriamo che non si attaccano, se stronze. Ne toglievamo una dopo l'altra, cioè ci guardavamo ogni 3 minuti, un incubo anche quel punto lì. Vabbè, poi dopo finito questo pezzo si ricomincia a salire veramente ripidi per poi risbucare su una strada abbastanza pianeggiante che poi ti porta al rifugio. Mamma mia, non potete capire che salita è questa, con sto zaino terribile. Strada chiusa per lavori, ma ci hanno detto che si passa, ci sono un po' di rami e basta. Ciao Vane, com'è? Non parla. Senza parole. Va? Bene. Va. Mannaggia. Qua ci dobbiamo piegare un bel po' con tutto sto peso. Madonna, che fatica abbassarsi, passare di qua. Con tutto sto peso. Dai, mo in teoria dovrebbe esserci una strada e il percorso si fa un attimino più tranquillo come pendenza. Qua veramente veramente ripida. La Vane che esce da sotto i pini. Abbassati. La strage di alberi qua. Siamo, non so se li hanno fatti giù o cosa. Dovrebbe essere finito il pezzo ripido.
stata dura, molto molto dura, cavolo, proprio ripidissimo. Già senza sto zaino sarebbe stata bella ripida, ma così terribile. Ma dovrebbe essere tutta strada così, speriamo, non troppa salita, perché siamo stanchi. Con la Vane che esce dal bosco, stanca? Sì, eh? Cosa? Lo so. Dai, ma è così. Non sono mancati i primi problemini tecnici, cioè tipo ho fatto un errore per le scarpe, sono partito direttamente con lo scarpone, no? Ho lo scarpa ribelle. E invece la Vane si è portata sia lo scarpone e la scarpa comoda, leggera, trail running. E questa qua per me è stato un errore. Mi è iniziata a venire una fiacca dietro il piede e quando ho tolto lo scarpone per sistemarla ormai era troppo tardi. Ho messo subito un cerotto, un compid dietro, ma ormai la fiacca si era formata e quindi ho iniziato a sentire dolore, veramente dolore al tallone, che già io ho un problema al tallone, no? Mancherà un chilometro e mezzo. Siamo arrivati al rifugio Bosio Galli. Finalmente si mangia, finalmente mi bevo una bella birra con le ribelle. Ho il tallone che mi fa male, mi è venuta fuori una fiacca, sto soffrendo un po'. Il peso si fa sentire tantissimo, ma non so neanche se la tappa, cioè se è una delle più dure tappe, cioè mi sa che non si avvicina neanche alle altre. Ma speriamo bene, speriamo di riuscire a farlo. Oddio, vediamo il rifugio, ci siamo, cavolo, che roba, che felicità, finalmente. Ma che bello! Sì, e poi che figo qua anche. Lì al rifugio la zona è fantastica, c'è questo ruscello che passa lì vicino col ponticello, è veramente veramente bello, anche le montagne attorno. Finalmente siamo al rifugio, non vedo l'ora di mangiare. È bellissimo, veramente, rifugio bellissimo. Adesso andiamo a mangiare finalmente e dopo piazziamo la tenda. Stavamo pensando di metterla magari da queste parti, vicino al fiume che è bello, bello piatto. Però dopo vediamo. Birrozza per forza. Carino sul rifugio. Eccoli qua arrivati i nostri, cos'è che sono? Gnocchi con il formaggio. Gnocchi al formaggio, super buonissimo. Oh. La Vane che mi riprende. Ma se magna. La Vane che si presta a mangiare. Contenta, felice, felice. Grazie mille. Grazie. Formaggio. Niente, dopo aver mangiato poi al rifugio abbiamo cercato una zona dove accamparci, abbiamo trovato questo prato che era abbastanza in piano. Niente, abbiamo piazzato lì la tenda. Purtroppo ho provato a fare uno starlapse, ma ho impostato male la Insta e niente, non mi è venuto. Fa niente, però abbiamo dormito poi benissimo. Non si sentiva neanche il fiume perché ci siamo messi dietro una specie di cunetta che quindi ci riparava anche dal rumore del fiume. E abbiamo dormito benissimo.